un lettore mi chiedeva come affrontare un ritmo di songo. Ritmo di songo che il quale mi diceva aveva difficoltà a venirne a capo. Allora, innanzitutto ricordiamoci qual è il ritmo di songo. Abbiamo una mano destra che può suonare o sulla campana del piatto o sul campanaccio o sul hi-hat. In questo caso suonerò con l'hi-hat perché penso che acusticamente venga meglio. Tenete presente che la resa acustica, per quanto abbia degli strumenti fantastici, una bellissima batteria drum sound e degli splendidi piatti UFLIP, magari non verrà esattamente quella che potete sentire in con una registrazione più professionale. Allora, la mano destra suona su dei mezzi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La cassa in genere, tenete presente, ci sono molte variazioni di song, io ne ho presa quella forse più usata, ma ce ne possono anche essere altre. La cassa suona sul levare del 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. In un attimo a questa figurazione. Variazioni, ma di base questo è utilizzato un ritmo lineare dove dunque non ci sono mai unisoni, che però richiede una certa abilità, una certa indipendenza. Allora, come affrontarlo? Come il mio consiglio, quello che ho visto che funziona benissimo sui miei allievi, ma che ha funzionato ancora prima su di me, è quello di, quando avete una cosa, un ritmo di questo genere, ma anche magari un assolo che volete studiarvi, di prendere pezzettino per pezzettino. Molti cercano di farlo fin dall'inizio, tutto non viene bene, poi prendono delle brutte abitudini, eccetera. Invece prendendo, dividendoli in tanti pezzettini e andando avanti passo per passo, riuscite a controllare bene tutto quello che fate. Cominciamo. Allora, innanzitutto vi raccomando di usare sempre i tappi quando studiate, specialmente quando utilizzerete il metronomo. Avevo consigliato al lettore una velocità di metronomo fra i 60 e gli 80, il mezzo, e per cui ne metto una a metà. Metterò 70. Ok. Cominciamo a vedere i primi due colpi di questo groove, quali sono? Li farò su un ritornello finché il groove dura due battute, se lo scriviamo e lo pensiamo ottavi. Altre volte invece qualcuno lo tende a pensare a sedicesimi e diventa una battuta, ma il ritmo è sempre lo stesso. Lo pensiamo a ottavi, dunque dura due battute. E all'inizio, finché abbiamo i colpi solo all'interno della prima battuta, ritornelleremo una battuta. I primi due colpi sono... Aggiungiamo anche la cassa, che viene sul levare del 2, e è l'esercizio 2 del della rivista. Passiamo alla figurazione che avete, l'esercizio 3, dove aggiungo un altro colpo che è sul Charleston. 3, 4. Prima
prima di passare allo step successivo, vi raccomando, dovete assolutamente fare l'esercizio che state facendo sul numero, assolutamente in maniera rilassata, senza errori. Dovete farlo almeno 20-30 volte di fila senza mai fare un errore e completa rilassatezza. Passaggio successivo numero 4, andremo più veloce. La prima battuta è stata abbastanza veloce, no? Ora andiamo avanti con la seconda battuta, che in realtà non è molto dissimile da questa. E per andare avanti, ovviamente, dobbiamo fare un ritornello sulle due battute a questo punto, non solo su una. Per cui il numero 6. Semplice, no? Questo sembra il procedimento più lento, ma vi garantisco, quando dovete imparare qualcosa che non riuscite a fare subito, è il procedimento di gran lunga più veloce. Ci vediamo la prossima volta.